Salve a tutti ragazzi, benvenuti su un altro video di Cortex Gaming. Riprendiamo Formula 1 2014 con inserito il mod 2016 e continuiamo il nostro campionato del mondo. Vedete primo sempre della Ferrari che ho scelto io, Vettel con 93 punti, terzo io con 58 punti. Il Gran Premio che andiamo a fare adesso è quello di Valencia, quindi siamo in seconda fila e niente, volevo ribadire che molti pensano che sia F1 2016 che è uscito da poco. No, questo è il 14 con la mod del 16. Io sto aspettando proprio che mi arrivi Formula 1 2016 per poi iniziare il campionato. Però prima voglio finire questo e poi iniziare il gioco vero, anche perché sono in attesa del volante. E non potendo giocare con il volante e quindi col controller ho dovuto mettere qualche aiutino, tipo sulla pista la guida, le frecce sulla pista, perché sennò diventa un po' impossibile giocare. Poi già gioco a modalità difficile con i danni compresi, quindi ho messo solo come aiuto la traiettoria, quindi è già complicato per me col controller. Figuriamoci se levo anche la traiettoria. Comunque, ritornando a noi, Rosberg in pole position, seconda posizione Sebastian Vettel. Io dietro, vedete, in terza posizione il Cortex. Quindi partiamo con il Gran Premio di Valencia, signori, e lasciamo, come al solito, parlare i motori. Rosso, verde, dai, 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 dai. Sarò scemo. Ah, è verde, dai, su. E conquisto subito il terzo posto. Attenzione, attenzione che c'è una curva. Non sono. Dopo la grande rimonta che ho fatto a Sochi, vediamo almeno qui di fare una buona gara. E anche Vettel fatto fuori, vai Rosberg adesso, caro Rosberg, il secondo in classifica mondiale. Diciassette giri, attenzione. Male questa curva. Se ne sta andando il nostro caro Rosberg. Dietro Vettel che mi insegue, attenzione. Grazie, quel controller è una fatica, veramente un'impresa col gamepad giocare. Slittano le gomme. Riuscito a recuperare in qualche modo, ma nel rettilineo la McLaren è più veloce. DRS abilitato, molte frame.
essere a una certa distanza, come sapete. Vettel di nuovo alle calcagna e tenta di superarmi. Brutta curva Cortex. Qui lo distacco, questa serie di curve Vettel lo distacco, poi lui mi recupera. Devo fare bene nel misto. Qui mi recupera alla grande Vettel. Aia. Qui un errore si paga caro, molto caro. Eccolo. Attenzione Hamilton, credevo fosse Vettel, invece Hamilton, Rosberg se ne sta andando, purtroppo qui una serie di errori clamorosi e devo lottare per mantenere il secondo posto. Rosberg ormai se n'è andato, signori. Lottiamo per il secondo posto. DRS attivato. E dai che schifo, cacchio. Ovviamente col pad è un'impresa, col gamepad controller, come cazzo si chiama, è veramente un'impresa guidare. E ci siamo al sesto giro. Caro Vettel mi ha superato. Più veloce di me, molto più veloce di me.
ma mi superano tutti, Hamilton. Taglio di curva, abbiamo dato un ammonimento, Ciccio se n'è andato, anche Vettel, dai, incredibile, dai, non va, mi sta superando chiunque. Vettel ha pure fatto il giro più veloce della gara. E sosta box. Andiamo ai box, signori, quarti, quinti, sesti, settimi, vabbè, ci stanno superando, ma almeno mantenere la terza posizione. Metà gara e via, vai, cambia marcia, Cortex, pare facile, speriamo di migliorare i tempi. Sony Ericsson davanti, comunque sta dietro a Ericsson, non so se mi spiego. Che cazzo, però tutta sta gente che mi fa perdere tempo davanti. Vai, che è Hamilton più avanti, ho perso una posizione. Sì, cacchio, per colpa di Ericsson che mi è stato davanti.
è nato subito male questo Gran Premio. Addirittura quinto, anche Maldonado mi è andato avanti. E dai, cazzo! Va bene. Erraccio, l'avevo preso. E se n'è riandato.
all'inseguimento di Maldonado, signori. Piove pure, allora. Caro Maldonado, stavolta più nemmirino. Troppo lontano, ovviamente. Almeno ho ripreso la quarta posizione, però il podio mi sa che è lontano, signori, molto lontano. Una gara schifetta, ho fatto. Secondi da Hamilton. A piovere proprio all'ultimo giro. Non è che magari l'intelligenza artificiale è scema e vanno tutti ai box. Perché piove? Ma che? Ormai mi tengo stretto il quarto posto. Un gran premio così, così. Più male che bene. Ma va bene, dai, su.
spero di mantenere il terzo posto in classifica, ma non so se Rosberg o Hamilton. Credo più Hamilton, che mi ha fregato il posto. Nico Rosberg vince, attenzione, quindi recupera ancora punti su Vettel. Io li perdo su tutti e tre che mi precedono. E arrivo quarto, signori. E vediamo com'è la classifica. Quarto posto per noi, per il Cortex. Quattro posti. Ok, fallito, obiettivo fallito, ovviamente. Ben fatto, hai conquistato 12 punti. 12 punti, attenzione. Vediamo la classifica piloti. Sono sempre terzo. Hamilton ce n'ha 37, io ce n'ho 70, va bene. Nico Rosberg avanza. Vettel se ne sta andando. 70 punti. Ok. No, non va bene, non sono sul podio, non so che è successo. Dai, andiamo a prendere tre birre. Ma che cazzo me ne frega, dai, vai. Andiamo a prendere tre birre, forza. No, guarda, non è il caso proprio di riprendere, grazie. E finisce così questo Gran Premio di Valencia. Wow, signori, ci vediamo al prossimo gameplay di Formula 1 2016. Che sarebbe il 14 moddato, lo ripeto sempre, per continuare il nostro mondiale. Siamo terzi e quindi ci vediamo al prossimo video con Cortex Gaming. Ciao a tutti ragazzi.